Care radioascoltatrici e radioascoltatori, ben trovati con la consueta rubrica. Devo dirvi che stamattina sono particolarmente eccitato, oltre che felicissimo, perché ho come ospite il dottor Francesco Balducci, che saluto caramente. Ciao Francesco, e grazie. Ciao Salvatore. Grazie per aver accettato l'invito e scusami per il ritardo tecnico. Ecco. Il tema della giornata l'avete sentito e passando proprio allo specifico, il dottor Francesco Balducci, che io seguo, lo seguo da vicino, nel senso che leggo sistematicamente i suoi post, leggo ciò che scrive sul sito, che poi vi parlerò, dell'Associazione Medici Italiani Evoluzionistici. Il dottor Francesco Balducci è medico chirurgo, oserei dire grande medico chirurgo, specializzato in odontostomatologia, e diplomato in alta formazione in metodologie anti-aging e anti-stress presso l'Università Medicina La Sapienza di Roma, e esperto e consulente in medicina anti-aging e presidente appunto dell'Associazione Medici Italiani Evoluzionistici. Chi sono costoro? Sono dei medici che credono che con la rieducazione alimentare fondata sulle più recenti acquisizioni delle ricerche nel campo della nutrizione evoluzionistica, ecco appunto, credono che questa sia l'unica strada percorribile per frenare la crescente epidemia di malnutrizione, obesità e malattie autoimmuni. In sintesi, le cosiddette malattie croniche non trasmissibili. Correggimi Francesco. No, hai detto tutto perfettamente, ti ho seguito, anzi sei stato troppo buono nella mia presentazione e ti ringrazio. Assolutamente, grazie a te. Ora, a proposito, il dottor Balducci è tante altre cose, però ecco qua che io sorvolerei, ma docente della scuola post-universitaria di medicina anti-aging, è membro dell'AISE e docente del corso, insomma non la finirei più di citare il suo curriculum. Passando invece, Francesco, al tema della giornata, io ho letto, credo i primi giorni dell'anno, hai pubblicato un post dove dicevi: è tempo di progetti e di propositi in tutti i campi, con un'attenzione prioritaria al corpo e alla mente, perché senza benessere psicofisico tutto diventa estremamente difficile. È tempo quindi di rigenerazione globale, di ringiovanimento, di lotta al decadimento e alle malattie degenerative, senza inchinarsi. Sconfitti alla polifarmacoterapia quale panacea illusoria di tutti i mali. In veste di medico ippocratico, con interesse alla risoluzione delle cause più che all'occultamento dei sintomi, vi suggerisco di perseguire questi obiettivi per me fondamentali. Ecco, quando io ho letto questo più i sei obiettivi, dico: io devo chiamarlo Francesco perché con lui devo organizzare appunto una chiacchierata. Io passerei, se tu sei d'accordo Francesco, proprio al primo punto di questi obiettivi, laddove tu scrivi: alimentazione, quindi primo obiettivo da perseguire, alimentazione con cibo elettivo secondo natura e non secondo le mode, giacché la natura è maestra di vita, rispettando l'uomo come facente parte di una specie ben definita. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo, sono le famose ed illuminanti parole di Ippocrate di Cos, il padre indiscusso della medicina e di tutti noi, oserei dire, Francesco. Certo. Alimentazione che deve sempre essere personalizzata e rispettare le regole dell'equilibrio e della ricerca dell'omeostasi per il raggiungimento del benessere. Questo è il primo punto che tu mettevi in chiaro. Ora, la domanda, se vuoi, inserisciti e chiarisci un po' di più, ecco, la questione. Certo, io intanto volevo precisare che
L'invecchiamento è un processo involutivo, universale, cioè colpisce tutti noi, sicuramente è inarrestabile, quindi è sbagliato dire che si possa arrestare l'invecchiamento, però si può comunque condizionare. Cosa significa? Si può fare in modo che il nostro invecchiamento, pur essendo involutivo, possa essere un invecchiamento di successo, un invecchiamento quindi vincente, non fragile, non caratterizzato quindi dall'insorgenza di malattie degenerative multiple e quindi anche dalla schiavitù di una polifarmacoterapia, cioè da tutta una serie di farmaci. Considerate che l'85% della popolazione over 60 è purtroppo condannato ad avere una dipendenza dai farmaci per combattere diverse malattie degenerative. Quindi noi possiamo invece con il nostro stile di vita cercare di far parte di quel 15% di persone che hanno non solo una longevità, ma una longevità attiva. Perché credo che a nessuno interessi arrivare a 100, 120 anni, oggi si parla addirittura di 150 anni, però inchiodati su una sedia a rotelle e certo, con neurodegenerazione. È molto più importante dare vita agli anni piuttosto che anni alla vita. Ed il primo punto è proprio questo, cioè cercare di migliorare il nostro stile di vita. Il nostro stile di vita, cioè la cosiddetta epigenetica. Cosa significa epigenetica? Qualcosa che è ancora più importante della costituzione fisica e della genetica. Epi in greco significa sopra. Ed è certo, tutto quello che correla con le nostre abitudini e in primis le abitudini alimentari. Quindi cercare, per chiarire il primo punto, cercare di rifuggire, di abbandonare, di evitare il più possibile il cibo industriale, il cibo trattato, il cibo processato. Il cibo, quello che io chiamo cibo non secondo natura, quindi prediligere gli alimenti elettivi per la specie umana. Se noi andiamo a vedere quello che da migliaia di anni, per non dire da milioni di anni, le tribù incontattate o ancora adesso quelle scarsamente contattate mangiano, ebbene questo cibo è rappresentato da cacciagione, selvaggina, quindi carne ovviamente non da allevamento intensivo, pesce pescato, quindi non da allevamento, frutta non inquinata da pesticidi come potrebbe essere il glifosato, verdure, tuberi, l'unico edulcorante è il miele quando si trova, quindi un'alimentazione naturale al 100%. Che garantisca un giusto apporto dei tre macronutrienti che sono le proteine, i grassi, così tanti purtroppo demonizzati in modo errato, e i carboidrati nel corretto, giusto quantità. Francesco, perdonami se ti interrompo, ti sollevo la questione che tante mamme seguite da me, sai che faccio il pediatra, quando io proprio ritorno su quello che tu hai detto, cioè affermo loro, consiglio loro tutto quello che tu mi stai dicendo, sai qual è l'obiezione che mi fanno? Sì, è una parola, dottore, e come si fa a fare una roba del genere? Allora, posto che con me sfondi una porta aperta, Francesco, l'obiezione, ti dico, non è una, ma quasi della totalità delle mamme. Questa è la prima roba che io vorrei chiederti nell'aiutarmi, ecco, a risolverla. Due, hai precedentemente detto, forse a cappello della tua risposta, che il nostro destino non è assolutamente legato alla genetica, bensì è molto più importante l'epigenetica e l'alimentazione fondamentalmente, quindi inserita in uno stile diverso, in uno stile di vita completamente consono a quello che tu hai spiegato poco fa relativamente all'alimentazione, costituisce uno dei punti fondamentali dell'epigenetica. Ecco, vuoi spendere, e poi terzo, scusami, ma in tutta questa confusione di regole nutrizionali, consigli alimentari,
sai che c'è praticamente, cioè il mantra degli anni 60 era che meno, introducendo meno grassi si avevano meno incidenti cardiovascolari. Ora dal 2015-2016 varie società scientifiche che asserivano una volta che il colesterolo e i grassi saturi erano responsabili dell'infarto, ci dicono che bisogna, ma per citare ma veramente centinaia di migliaia di studi, e non sto dicendo una bazzecola, adesso ci dicono che bisogna assolutamente limitare lo zucchero a non più di 25 grammi al giorno. Ora Francesco, ti prego, fai chiarezza su questa roba qua. Ti ringrazio Salvatore, parto proprio dal terzo punto. Il povero colesterolo, sì, una sorta di dannazione, quasi fosse il nemico pubblico numero uno, ma direi anche non solo negli anni 60, anche più avanti, negli anni 80, ma ancora ma oggi. Ancora oggi, colesterolo, che invece è un amico prezioso, perché voglio ricordare che la gran parte degli ormoni, i cosiddetti ormoni sessuali, che hanno comunque un'importanza fondamentale non solo per la funzione sessuale, ma anche per il mantenimento della massa muscolare, per la densità ossea, per tantissime altre funzioni. Il nostro cervello, Francesco. Il nostro cervello, alla cascata steroidea, deriva tutto dal colesterolo. Ma la stessa vitamina D, certo, che è fondamentale, che ormai si è visto essere un ormone più che una vitamina, deriva dal colesterolo. Le membrane citoplasmatiche, certo, sono le membrane di ogni singola cellula, fondamentali perché hanno una funzione di trasmissione tra cellula e cellula e anche una funzione ricettoriale, certo, deriva anche questa, è di natura grassa, lipidica, certo, quindi i grassi sono fondamentali. Quindi il colesterolo non deve essere considerato il nostro nemico, ma un amico prezioso, e dirò di più, che per l'incidenza delle malattie cardiovascolari quello che conta, lo ribadisco ad ogni congresso, non è la misura del colesterolo totale che deve essere assolutamente inferiore a 200, non è vero, quello che è importante è l'ossidazione, lo stato di ossidazione delle frazioni piccole del colesterolo, le LDL, le cosiddette low density lipoprotein. Le LDL ossidate, questo è un dato importante, quindi quello che dovrebbe essere misurato costantemente, più che il colesterolo totale, è la frazione ossidata delle LDL, e con ciò credo di aver risposto, ma non lo dico io, lo dicono tantissimi anche sì, sì. Che poi sono quelle derivate dal metabolismo degli zuccheri in eccesso. Esatto, esatto, ecco perché una dieta troppo ricca di zuccheri, soprattutto zuccheri raffinati, cibi ad alto indice glicemico, cibi industriali, eccetera, che sono più o meno tutti edulcorati, portano ad avere un aumento pericoloso non solo delle LDL ossidate, ma anche delle cosiddette glicotossine, che i prodotti di glicazione, che chiamano prodotti di avanzata glicosilazione, che attaccano le proteine strutturali e danno danni devastanti. Quindi è proprio esattamente il contrario. Una dieta ricca di zuccheri determina un invecchiamento deleterio più che una dieta ricca di grassi. Logicamente stiamo parlando di grassi buoni, grassi cosiddetti positivi. Certo. Ma voglio anche ribadire che anche i famosi grassi saturi, che sono stati tanto demonizzati anche recentemente, in realtà se andiamo a esaminare i grassi saturi a catena corta, questi invece hanno un'azione estremamente positiva. Basti pensare al butirrato, certo, che è considerato addirittura un prebiotico della flora batterica intestinale, cioè del microbiota, certo, che oggi sappiamo essere estremamente importante per la salute intestinale e per la salute di tutto il corpo. Quindi va rivisto questo concetto, assolutamente. Assolutamente sì. Su questo poi, se vuoi, senza entrare nel campo del microbioma umano, ecco, ti propongo praticamente un'altra trasmissione. Farebbe da parlare per ore. Esatto. Anche perché sappiamo che un microbioma, fisiologico, ecco, è grande produttore di acidi grassi a catena corta, certo, che sono quelli che praticamente
ovviamente danno da mangiare ai colonociti, che fanno partire la proteosintesi a livello epatico, insomma tante cose insieme, non solo il butirrato ma anche l'acetico, il valerico, certo, sì, e sì, tanti altri. Butirrato. Tra l'altro dobbiamo sottolineare l'importanza della flora batterica intestinale, quella che attualmente viene chiamata microbiota, sì, anche per la salute cardiovascolare, certo, e addirittura per la psiche. Certo. Che alcune popolazioni batteriche intestinali condizionano stati psichici, certo, possono determinare ansia o depressione, quindi certo, la nuova frontiera è proprio agire sulla ricchezza e sulla diversità della popolazione batterica intestinale. Certo. C'è un universo ancora in parte sconosciuto. Rispondendo certo, invece alla tua prima domanda, perché sì, me l'avevi poste tre, quello delle mamme che sì, dicono è estremamente difficile educare correttamente dal punto di vista alimentare i figli, beh, direi che le madri, ma anche i padri per carità, certo, le madri, sono i primi comunque responsabili dell'alimentazione infantile, e il primo punto, il primo diciamo principio fondamentale sarebbe quello di cercare di evitare le cosiddette merendine, le cosiddette i biscotti industriali, come se questi rappresentassero invece il cibo elettivo. No, non è assolutamente così. Purtroppo i dettami della pubblicitaria in questo senso sono menzogneri, sono surrettizi e non vanno bene, non vanno seguiti. È meglio dare sicuramente un'alimentazione di tipo proteico con il giusto quantitativo di grasso e un frutto. Questa è sicuramente una colazione molto più sana rispetto alla solita merendina imbustata, questo sicuramente. Certo. Dunque, 10:52, scusami ma devo monitorizzare i tempi, anche perché sai che ad un certo punto apriremo sostanzialmente alle telefonate con il nostro amato certo, pubblico. Certo. Ecco, Francesco, secondo obiettivo da perseguire per il 2020, ecco, io mi ci metto dentro. Attività fisica costante, dovete sapere, carissimi e amati radioascoltatori e radioascoltatrici, che il dottor Balducci tra tutte le cose che fa, è anche maestro di canoa kayak della Federazione Italiana Canoa Kayak e recordman mondiale per maggior numero di discese pluviali. Ora Francesco, so che ti sto toccando ecco, ma semplicemente due parole, ma dovete sapere anche che lui è un atleta tutto tondo, ecco, però quando tocchiamo il kayak lui va in brodo di giuggiole. Prego Francesco. Effettivamente, beh, tu hai un cognome che me lo ricorda, perché sai, esatto, quest'estate ho disceso il Colorado con diversi amici, ho pagaiato per 480 chilometri, tra l'altro in una natura selvaggia, incontaminata, e devo dire che lì ho ritrovato i bioritmi naturali, che sì, è un altro dei miei punti certo, fondamentali del programma di rigenerazione globale. Oggi noi purtroppo stiamo alterando i nostri ritmi di produzione, perché viviamo con ritmi completamente sbagliati. Tenete presente, sempre per quanto riguarda il secondo punto, che è quello dell'attività fisica certo, costante e duratura, che noi dovremmo allenarci al mattino, perché proprio al mattino abbiamo un picco nella produzione degli ormoni cosiddetti anabolici, tra cui il testosterone. Di notte tra l'altro abbiamo i picchi nella produzione del GH, al mattino abbiamo un picco nella produzione del cortisolo, che questo ci dà anche uno stimolo all'azione, all'attività fisica. Quindi già allenarsi alla sera, tardi, in una palestra alle 10, alle 11 di sera è già un errore, un sovvertimento dei normali bioritmi, perché alla sera invece noi dovremmo avere un'attività di tipo più tranquillo, proprio come preparazione poi all'evento sonno. Esatto, per stimolare poi la produzione di melatonina, ma qui poi entreremo anche nel discorso del sovvertimento dei ritmi biologici per azione delle luci, per azione delle onde elettromagnetiche,
stare troppo davanti al computer la sera. Si è visto che addirittura riduce la produzione di melatonina e quindi non aiuta il buon sonno. Insomma, ci sarebbe da parlare anche qui parecchio su questo argomento. Ok, vuoi dire qualcos'altro, qualche altra cosa sull'attività fisica? Sì, sicuramente. L'attività fisica è importante farla per tutta la vita e non solo in gioventù, come spesso mi sento dire da alcuni pazienti, perché purtroppo i benefici dell'attività fisica fatta in giovane età poi vengono persi velocemente. Anche atleti di livello olimpionico, se poi smettono di fare attività fisica, nel giro di 5-10 anni perdono tutti i benefici. Cosa bisogna allenare? Bisogna allenare tutte le componenti: la forza, la resistenza, l'elasticità, l'equilibrio, la coordinazione motoria, perché tutte sono importanti e si perdono precocemente. Per quanto riguarda, per esempio, l'allenamento di forza con pesi e corpo libero, questa è la premessa fondamentale, la prevenzione primaria per evitare la cosiddetta triade nefasta dell'invecchiamento deleterio, caratterizzato da osteoporosi, che come sapete è una riduzione della densità ossea e quindi della resistenza anche dell'osso, la sarcopenia, che è la diminuzione della forza e della massa muscolare, che spesso viene trascurata, disattesa anche da molti medici, e la terza è l'artrosi, che è la degenerazione della componente cartilaginea. Ebbene, per contrastare questa triade che colpisce l'85-90% degli over 60, soprattutto di sesso femminile, voi sapete che l'osteoporosi è una patologia tipicamente femminile, ma non solo, ebbene l'unica arma efficace a livello preventivo è l'attività fisica di tipo anaerobico. Grazie Francesco. Ovviamente, amati radioascoltatori e radioascoltatrici, il dottor Balducci non vi sta dicendo che dovete alzare 50-60 kg, eh? Beh, io immagino, Francesco, guidami, ecco, bastano praticamente i pesetti da 3-4-5 kg, giusto? Sì, beh, certo, ognuno poi deve fare i conti con il proprio status costituzionale, con il proprio curriculum, cioè se è stato un atleta, ma basta. Io per esempio faccio programmi per i miei pazienti, anche donne over 60, over 70, programmi molto semplici da fare a casa, non necessariamente in palestra. Quindi giustamente tu hai parlato di pesetti, ma si possono fare degli esercizi meravigliosi anche a corpo libero. A corpo libero, ricordo anche le cosiddette flessioni, che poi in termine scorretto in realtà sono piegamenti sulle braccia, le cosiddette piegamenti sulle braccia a costo zero si possono fare tranquillamente anche a casa. Certo. Terzo obiettivo da perseguire per il 2020, gestione dello stress cronico, grave fattore di invecchiamento, deleterio e di insorgenza di numerose patologie, secondo i principi acclarati dalla psico-neuro-endocrino-immunologia. Sì, allora, lo stress è sicuramente il fattore più devastante dell'invecchiamento, perché sovverte che cosa? L'assetto ormonale. Quando si è stressati, noi abbiamo sicuramente una diminuzione degli ormoni cosiddetti anabolici, un aumento della produzione di cortisolo, che è il cosiddetto ormone dello stress, che va bene se aumenta nell'immediato, ma non va bene se aumenta cronicamente per lungo tempo, perché ha degli effetti poi deleteri, per esempio anche sullo stesso osso, sulla massa muscolare, sulla psiche. Quindi lo stress deve essere gestito. È impossibile eliminare oggi nella società occidentale lo stress, ma si può individuare il fattore di disagio, che è molto personale, perché ciò che è stressante per uno non è detto che sia stressante per un altro. Quindi è una risposta, diciamo, a specifica ad un evento, un cosiddetto stressor, che è strettamente personale, strettamente individuale. Quindi bisogna riconoscerlo e cercare di gestirlo, e qui ci viene in aiuto spesso anche la fitoterapia. La fitoterapia
con le cosiddette piante adattogene, chiamate certo. così perché ci aiutano ad adattarci alle stimoli stressogeni, possono dare un aiuto proprio per la gestione di determinati fattori stressogeni. Ti stai riferendo alla rhodiola? Sì, mi sto riferendo per esempio alla rhodiola, mi sto riferendo alla grifonia, abbiamo anche alcune piante che vengono da altre zone come la maca, la suma, che è una pianta brasiliana, la pfaffia paniculata, abbiamo l'eleuterococco, tutta la serie dei cosiddetti ginseng, sì. propriamente, perché okay. il vero ginseng, voi sapete che è quello cinese, però abbiamo il ginseng il cosiddetto siberiano, il ginseng andino, il ginseng indiano anche, il cosiddetto ashwagandha o Wicamia sommifera. Insomma, okay. abbiamo diversi principi okay. che possono aiutarci. Ecco qua. Questo invece è il quarto obiettivo da perseguire, e qua ti dico che orienterò le mie orecchie a 360 gradi, perché sono molto curioso, cioè proprio di questo so poco. Pochissimo. Evitamento o almeno riduzione dei contaminanti tossici ambientali, alcuni dei quali purtroppo ormai considerati persistenti. Sono tutto orecchie. E questo purtroppo è la grande sfida del terzo sì. millennio, che viviamo in un mondo inquinato, non sì. lo dico io adesso, è argomento quotidiano e ahimè è di difficile risoluzione. Anche perché alcuni di questi inquinanti sono considerati persistenti, cioè significa ineliminabili. Però possiamo ridurne il carico tossico, cercando di innanzitutto di fare una sorta di pulizia in casa. Se non sbaglio, anche il Ministero dell'Ambiente aveva realizzato un opuscolo, una sorta di decalogo da distribuire alle famiglie, poi non so se sia stato effettivamente distribuito. In questo decalogo erano elencati i maggiori contaminanti che possiamo trovare anche in ambiente domestico. Ma io vi faccio degli esempi. Ma scusami, esempio... Francesco, ti ricordi decalogo, quindi Ministero dell'Ambiente? Ministero dell'Ambiente, Ministero sì. dell'Ambiente aveva realizzato un opuscolo che io ho visto andando su internet dei più pericolosi, dei più diffusi contaminanti ambientali che tra l'altro agiscono proprio sulla produzione ormonale a tal punto che vengono considerati interferenti ormonali. Io ho scritto proprio un capitolo di un libro sugli interferenti ormonali sovvertendo, distruggendo addirittura l'equilibrio degli ormoni. Particolarmente pericoloso questo in età infantile, perché possono dare anche a danni per quanto concerne la fertilità. Oggi abbiamo una riduzione della fertilità, in particolare maschile, perché questi, la maggior parte dei contaminanti ambientali ha un'azione estrogeno simile, riducendo quindi il testosterone maschile e la potenza virile nel maschio. Quindi questo non è una bella cosa anche per la società del futuro. Facciamo degli esempi di questi contaminanti. Per esempio uno di questi è l'acido perfluorottanoico, il cosiddetto PFOA, contenuto nelle padelle antiaderenti. Quindi le padelle antiaderenti di scarsa qualità, che purtroppo sono ancora, ahinoi, molto diffuse nelle case, contengono dei derivati del Teflon, tra cui questo PFOA, che è considerato un contaminante, tra l'altro anche, se non erro, messo nell'elenco delle sostanze potenzialmente cancerogene. Ma per non dire degli ftalati, gli ftalati sono le pellicole che vengono spesso utilizzate per rivestire i cibi, particolarmente pericolose per i cibi grassi, quindi il mio consiglio è evitate tutte le pellicole aderenti in cucina. Altra, la plastica a contatto con i cibi può liberare il bisfenolo, e il bisfenolo è un altro interferente ormonale, particolarmente pericoloso, ripeto, in età infantile. Quindi io personalmente ho eliminato tutte le bottiglie di plastica,
e quindi utilizzo solo bottiglie in vetro, quindi ritornare al vecchio caro vetro, almeno in casa, questo è il consiglio che do. Poi bisognerebbe parlare di tutti i contaminanti nell'agricoltura, tra cui, primo di tutti, il glifosato, che una volta viene considerato scarsamente cancerogeno, poi viene considerato cancerogeno, poi viene tolto, insomma c'è una specie di altalena delle considerazioni sul glifosato. Comunque il mio consiglio è cercare di bandirlo assolutamente dalle proprie tavole e dalle coltivazioni. Chiaro, grazie, esaustivissimo almeno per quanto mi riguarda. Francesco, come dire, è vero che, e questo è un messaggio sostanzialmente per chi è in ascolto, è vero che l'obiezione, ecco, che uno potrebbe fare è: ma come si fa? No, tornando alla mia vita professionale, dicevo all'inizio, le obiezioni delle mamme sono proprio quelle: ma come, è impossibile? No, intanto provateci, perché è vero che sull'aria che respiro non posso fare nulla, ma sui tossici ambientali di cui Francesco ha parlato poco fa possiamo assolutamente, almeno in casa, ridurle. Sull'alimentazione, come vi ha spiegato il dottor Balducci, possiamo far qualcosa. Ma poi, santo cielo, per chi vive in Brianza, i contadini, gli agriturismi, gli allevamenti, li vedete che sono dappertutto, frutta e verdura. È inutile che mi si dica non è possibile. No, incomincia ad organizzarti un percorso e vedi che poi tutto ciò che non rientra nella routine oggi di potrebbe rientrare domani, per cui evita di fare quello che stai facendo, ecco quello che io chiamo esci dalla comfort zone. Esatto, quantomeno per le carni, scusa se ti interrompo, ma per le carni io personalmente non consumo più carni da allevamento intensivo, sì, assolutamente, perché ai buoi non viene dato cibo elettivo. Ah, certo. I buoi, da quando io ero ragazzino, sapevo che sono sempre erbivori, quindi devono nutrirsi di erba e fieno. Quindi non esiste che il bue si nutra di soia, perché la soia poi ce la ritroviamo nella carne, e la soia contiene estrogeni. Certo. E quindi questo va a sovvertire il comparto ormonale. Quindi io personalmente, certo, mi nutro solo di carne cosiddetta grass fed, cioè significa proveniente da pascolo libero, certo, dove i manzi si nutrono solo esclusivamente di erba e fieno, senza poi toccare l'argomento anche delle condizioni in cui vengono tenuti gli animali, perché chiaramente in un allevamento intensivo gli animali soffrono, per non parlare poi anche dei polli, soffrono, certo, e quindi hanno un livello di cortisolo più alto, perché anche gli animali soffrendo si stressano e producono più cortisolo. Quella carne quindi è una carne potenzialmente pro-infiammatoria, certo, mentre la carne di allevamento non intensivo, cosiddetta grass-fed, io la considero una carne antinfiammatoria, con livelli di omega 3 del tutto paragonabili a quelli del pesce, e quindi una carne che assolutamente è consigliabile. Assolutamente, aggiungo, e con livelli di acido linoleico non coniugato, coniugato, esatto, CLA, ok? Esatto. Ecco, che nella carne proveniente da allevamento intensivo non c'è fondamentalmente. Esatto, e anche la carnosina e la creatina, su cui sarebbe da parlare. E su so perfettamente che è un altro di quel, dire, di quegli interessi tuoi forti, esatto, ecco, la carne rossa. Bene, io direi alla regia che possiamo fare lo stacchetto di Chopin e poi apriamo i telefoni. Grazie, dottor Balducci. Grazie a te, Salvatore. Thank you.
Pronto? Sì, sono qua. Pronto? Pronto? Sì? Sì? Dottore, mi sente? Assolutamente sì, siamo in linea tutte e due, dottor Balducci e dottor Barca. Anche per... voglio... Bene. Ecco, Francesco, pronto? Sì, ci sono, ci sì, sono. Sta ecco. Succedendo il pandemonio. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno a tutti. Stavo dicendo per il dottor Balducci, ecco, questa è una roba che è successa anche la precedente trasmissione con la Cristina, cioè nel senso che il centralino e dalla regia stanno impazzendo. Io mi trovo davanti un monitor dove praticamente vedo un po' tutte le telefonate e ti dico, non li contiene proprio il monitor, ed è un monitor abbastanza grande. Per cui, se permettete, vi faccio una domanda. Così sarò veloce. Assolutamente, prego. E libero gli altri. Prego. Libero per gli altri. Prego, prego. Bene, io ho 54 anni, chiamo da Catania e sono mediamente sportivo. Però ho una perplessità grossa, perché appena come dire, mangio qualcosa in più tendo subito a ingrassare, ma soprattutto non riesco a dimagrire la parte sotto la parte del collo, quindi sotto il collo, sotto la mandibola, e la cosa mi fa veramente come dire, un po' di impressione. Allora dico, faccio nuoto, corro, vabbè, mangio anche un po' disordinatamente a volte, ma cerco di contenermi, e volevo capire, dottori, com'è possibile, se si può trovare una forma anche tra virgolette estetica, ma soprattutto salutare. Vi ascolto per radio. Tenga presente che la risposta può essere, voglio dire, molto specifica e in generale, anche perché, voglio dire, non sappiamo chi è lei, non abbiamo la sua figura davanti, in questo caso il dottor Balducci, io mi metto assolutamente da parte, però ecco qua, ci tengo a precisare che almeno io da medico non potrei darle una risposta specifica, ecco. Prego Francesco. Sicuramente Salvatore. Comunque è chiaro che bisognerebbe come prima cosa affrontare il discorso alimentare. Lei mi dice che mangia a volte un po' disordinatamente. Bisognerebbe sapere intanto cosa mangia, se mangia un eccesso di carboidrati, qual è la qualità del suo cibo, in che orario mangia, cioè non basta fare sport, attenzione, quando io parlo di invecchiamento in salute e invecchiamento vincente, bisogna che uno segua tutti gli obiettivi, è come fare un mosaico utilizzando solo una tessera, è un puzzle con un pezzo solo, non è possibile. Quindi sì, lo sport è importante, ma non è che facendo nuoto, corsa, uno risolva i problemi. A parte che bisogna allenare anche la forza, come ho detto, quindi lei dovrebbe, a 54 anni mi sembra di ricordare, sì, fare anche allenamento di pesi e corpo libero, che è molto importante, quindi non basta solo corsa e nuoto. Ma poi soprattutto deve darsi una regola alimentare, quindi io non so cosa mangia a pranzo, a cena e a colazione, quindi non posso darle una risposta. Sicuramente la restrizione calorica, mangiare meno dal punto di vista anche di calorie, è l'aspetto più importante per guadagnarsi una longevità sana, è l'unico dato certo che allunghi la vita. Tutti gli studi pubblicati sulla longevità sono concordi comunque che la restrizione calorica, addirittura alcuni periodi di semidigiuno, allunghino la vita e abbiano dei risultati eccellenti sia sugli esami del sangue, ma anche sulla forma fisica e sulla riduzione del grasso. Per cui bisognerebbe vedere qual è il suo piano alimentare. Chiaro, digiuno intermittente ti stavi riferendo anche come stimolo pazzesco sull'insulino resistenza. Esatto, ecco. Esatto. Adesso fammi vaneggiare, Francesco, e soprattutto correggimi. La telefonata dell'amico è stata per me fortemente stimolante, anche perché in un passaggio lui dice, non riesco a far scendere la circonferenza del collo. Ecco qua i miei vaneggiamenti.
Allora l'accumulo di cortisolo e quindi lo stress con la gobbetta dietro il collo, gobbetta dietro il collo, può c'entrare qualcosa? Un tweet all'amico che ha telefonato, Francesco. Sicuramente, perché esiste proprio un tipo di ingrassamento cosiddetto ipercortisolico da stress, caratterizzato proprio da accumulo di grasso, addirittura nel volto, sì. Si chiama face lunare come quando sì. uno fa una terapia steroidea lungodatante col cortisone, no? È lo stesso quello che dicevi tu, abbiamo un aumento di grasso nella parte posteriore del collo, ma anche anteriore, sì. Si viene a perdere quasi la normale fisionomia del collo, e anche la cosa strana che spesso questi soggetti hanno gambe piccole, braccia piccole, perché l'eccesso di cortisolo dovuto a stress gonfia a livello centrale, e anche il collo, la pancia, mentre riduce la massa muscolare sulle gambe, tipicamente sulle braccia. Grande Francesco. Pronto? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Carlo, chiamo da Cosenza. Oh, buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti. Sì. E grazie per la vostra esposizione. Io ho 54 anni, come il signore di prima, che sì. prima. Sono iperteso da una ventina d'anni a causa del mio lavoro, dello stress, ma non... diciamo uno stress da lavoro, così dicono i vostri colleghi, e soffro di colesterolo alto, al punto che prendo una pasticca di Rexat alternata un giorno sì, un giorno no. E la mia perplessità è questa: il mio cardiologo, per sicurezza, mi ha fatto fare un TAC cardiaca per vedere un po' se era tutto a posto, e mi ha confermato che non ho niente di otturato. Quindi anche qualsiasi parte del corpo, con le varie ecografie che ho controllato, è tutto a posto. Volevo chiedere una cosa: a parte attività fisica che non ne faccio, è che ho un'alimentazione controllatissima, perché non riesco a mangiare moltissimo, mangio normalissimo, anzi poco rispetto alla media, insomma. Volevo chiedere una cosa: basta per quanto mi riguarda, per mantenere tutte le situazioni in maniera salutare, fare del tapirulan, e poi, anche se tutte le arterie e le vene sono libere, rischio lo stesso a livello cardiocircolatorio? Carlo, stia lì un attimino, perché qua chiedo la collaborazione del dottor Balducci, anche perché lei rappresenta, potrebbe rappresentare un modello sostanzialmente per tutte le telefonate successive. Certo, molto interessante. Esatto. Carlo, può spiegare semplicemente cosa intende per mangiare bene? Mangiare bene significa che io sono uno che mangia a pranzo, sicuramente ho necessità di un piatto di pasta, e poi del resto non mi interessa niente, se c'è mangiucchio o qualcosina, ma il mio piatto di pasta, e la sera mangio un secondo, ho un po' di affettato, mangio qualcosa del genere, quindi mangio una pietanza. A colazione, scusi? A colazione, purtroppo, la cattiva abitudine di prendere il famoso cornetto e il caffè. Francesco, è paradigmatico, Francesco. È paradigmatico. Sì, allora, sì. Vede come a volte si definisce mangiar bene, esatto, ciò che in realtà... Allora, lei fa una colazione che io definisco aberrante, perché il cornetto col cappuccino introduce pessime qualità di grassi, pessima qualità di carboidrati, scarsissime proteine di basso livello biologico, quindi la sua colazione è veramente quanto di più nefasto ci possa essere. Dal punto di vista poi del pranzo, la cosiddetta pasta introduce solo carboidrati, senza citare i danni possibili dalla presenza di glutine a livello della flora batterica intestinale, poiché il glutine, si sa, è una proteina indigeribile che può fare solo danni e basta. Ma lei non introduce né proteine né grassi, e le uniche povere proteine che rappresentano la struttura portante del nostro corpo le introduce solo alla sera, e non sappiamo nemmeno quali. Quindi direi che il primo intervento da fare è una completa rivisitazione del suo pasto quotidiano,
quindi cambiarlo completamente, introdurre più grassi sani, più proteine, meno carboidrati, ma soprattutto carboidrati nobili, quindi frutta e verdura, e poi fare dell'attività fisica. Lei mi dice tapirulan. Sì, può bastare fare tapirulan, però a 54 anni lei è ancora giovane e quindi ha il dovere di fare attività fisica un po' più spesso e un po' più articolata, quindi allenando anche la forza. Poi mi diceva, rischio qualcosa anche se non ho le arterie cosiddette, come ha detto lei, otturate? Certo che rischia. Lei si è misurato le LDL ossidate? Il suo cardiologo le ha fatto misurare l'apolipoproteina A1 e l'apolipoproteina B? Ha misurato i livelli di glicazione? Perché il colesterolo totale, come ho detto all'inizio della trasmissione, è il fattore meno importante. Quello più importante è l'ossidazione delle LDL. Se lo scriva e si faccia questo esame. Ok, poi c'era un altro aspetto che secondo me è utile affrontare, Francesco, che è, io ho, diceva prima Carlo di Cosenza, da Cosenza, 54 anni, ho il colesterolo alto, anche se non lo prendiamo in considerazione, però soprattutto lui aggiungeva, per il quale assumo un farmaco che mi è sembrato di capire una statina. Sì, ecco. E questo è un altro grave errore, esatto. Perché assumere una statina addirittura può portare dei danni a livello muscolare, e ricordo che il cuore è un muscolo, fenomeno che viene chiamato in termine medico rabdomiolisi. E quindi è molto più sensato fare una terapia metabolica naturale a base di coenzima Q10, che è un antiossidante naturale che lavora elettivamente per proteggere i motori energetici delle cellule, nella fattispecie della cellula muscolare, come è anche molto più sensato prendere del ribosio per dare maggiore energia al cuore, come è molto più sensato dare della carnitina, che è un trasportatore dei grassi all'interno del motore energetico della cellula, e rendere più efficiente la cellula muscolare. Poi non dimentichiamo l'azione fondamentale della vitamina K2, che si è visto essere molto importante da recentissimi studi proprio per evitare la calcificazione delle placche aterosclerotiche. Quindi direi che è da completamente da rivedere anche la sua terapia. E soprattutto di prevenzione del cardiologo che la segue. Cioè, e soprattutto di prevenzione anche dell'osteoporosi, no? Perché è la K2 che attiva l'osteocalcina, per cui il flusso di calcio va verso le ossa. Esatto. Ok, esatto. Pronto? 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 Ciao, sono Emilio da Milano. Ciao Emilio. Ciao, dimmi. Intanto complimenti per la trasmissione e per la radio, che vi ascolto 24 ore su 24. Grazie, ecco, mille. Una domanda, grazie a voi. Io ho 55 anni, non sono più giovane. Sì. Però, cosa è successo? Io ho fatto 20 anni di agonismo atletica, leggera, no? E purtroppo io soffro di compulsione sportiva, io faccio 2 ore di palestra al giorno, poi vado a correre, eccetera, eccetera. Ultimamente, però, ho cambiato alimentazione, vero, mangio soltanto a mezzogiorno pasta in bianco e alla sera ho verdura, cioè minestrone con crackers integrali, eccetera, eccetera. Solo che ultimamente sto avendo un sacco di contratture a livello muscolare, ai polpacci, alla coscia, eccetera, eccetera. Domanda, ma se io incomincio magari a prendere degli aminoacidi come una volta, eccetera, eccetera, oppure c'è un'alimentazione specifica contro le contratture? Ecco, volevo sapere questo. Dichiaro la mia ignoranza. Prego, Francesco. Allora, lei ha 55 anni, giusto? È ancora giovane, non è vero che è senescente. Io ne ho 9 più di lei e quindi non mi sento senescente. Diciamo che comunque la sua alimentazione è scorretta. Certo. Lei dimentica che dopo i 50 anni, ma anche prima a volte, sia l'uomo e la donna, ma adesso stiamo parlando di noi uomini, andiamo incontro all'invecchiamento ormonale. Mangiando praticamente solo carboidrati, perché mi parla di pasta in bianco e di crackers alla sera, tra l'altro di pessima qualità. Pessimi! Pessime, tra l'altro di pessima qualità. Lei non introduce né proteine né grassi, che sono il fondamento della struttura portante del nostro corpo, dell'architettura portante, ossa,
muscoli, articolazioni, comparto ormonale. Gli ormoni sono praticamente tutti grassi o aminoacidici, GH è di natura aminoacidica. Quindi è inutile che poi mi chieda posso prendere degli aminoacidi per risolvere la situazione. Inizi a migliorare la sua alimentazione, certo. La cambi completamente. Faccio un'alimentazione arricchendola di grassi buoni, di proteine nobili, di carboidrati di frutta e verdura, non di pasta e crackers. E poi sì, gli aminoacidi possono funzionare, ma devono essere un supplemento aggiuntivo, un qualcosina in più, una terapia integrativa ancillare per lo sport. E comunque tra gli aminoacidi ramificati e gli 8 aminoacidi essenziali, io le consiglio gli 8 aminoacidi essenziali, cosiddetti EAS. Bravo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Marta. Buongiorno Marta, mi dica tutto. Grazie, grazie di tutto. Volevo sapere, avete parlato dello stress, come gestirlo. Ecco, mio marito, siccome al lavoro c'ha una marea di stress, proprio stressato, ho sentito che voi parlavate della fitoterapia. Potrebbe farmi un po' più chiarezza su questo argomento? Certo, certo Emilia. Prego. Prego, allora, la fitoterapia può essere di ausilio, però è chiaro che l'aspetto primario è cercare di ridurre la fonte di stress. Quindi io non so che lavoro faccia suo marito o che tipo di stress, di evento stressogeno determini lo stress a suo marito, però la fitoterapia può essere di aiuto. La rodiola, per esempio, o la grifonia in genere sono il primo presidio, in particolare la grifonia aumenta i livelli di serotonina, che come sapete è la cosiddetta sostanza della serenità, che a sua volta tra l'altro è la base per la produzione di melatonina, quindi facilita anche il buon sonno. Ebbene, la grifonia è una pianta che è titolata in un particolare aminoacido che si chiama 5-idrossitriptofano, che è alla base della produzione di serotonina e di melatonina. Quindi una integrazione serale prima di andare a dormire di grifonia, di un estratto di grifonia titolato in 5-idrossitriptofano, può essere di aiuto insieme al magnesio, minerale fondamentale per la lotta allo stress, può essere di aiuto per cercare di tamponare l'evento stressogeno. Grazie Francesco. Pronto? Pronto? Sì, sono Giovanni dalla provincia di Torino, da Pinerolo. Sì, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, grazie ad entrambi. Grazie, grazie a te. Io vorrei fare una domanda sulla carne. Sulla? Sulla carne, sul consumo di carne. Bene, Io ritengo la mia famiglia fortunata nel senso che noi consumiamo carne soltanto allevata da noi. Io personalmente allevo dei conigli. I suoceri di mia figlia allevano i bovini, c'è questo scambio di carne così tra le due famiglie. I miei conigli gli do da mangiare il fieno. Io abito in una zona di montagna, abbiamo del fieno veramente. Pronto? Sì. Pronto? Sì, sì. Posso continuare? Assolutamente sì, stava parlando fieno. Dove ecco. Dove abita? Sono curioso. Abita a Pinerolo, nelle colline di Pinerolo. Sì, lo conosco perché vado a scendere dei fiumi da quelle parti. Che bello. Ecco, quindi abbiamo dell'ottimo fieno, profumato, ben accudito, eccetera. Però io ai conigli do anche del fioccato, cioè dei cereali schiacciati, in aggiunta al fieno. Lei prima però diceva che questi animali, come i bovini, devono mangiare esclusivamente fieno. Ora io le chiedo, devo sospendere questa somministrazione di cereali oppure va bene anche continuare così? Allora, io sono fautore del fatto che una specie debba mangiare il cibo elettivo per la specie, quindi se il coniglio è nato per mangiare erba e fieno, non vedo perché lei debba
forzare la natura e dare i cereali. Sicuramente la carne del coniglio sarà più grassa, ma a scapito della qualità. La stessa cosa mi sento dire dagli allevatori dei bovini, quando io obietto sul fatto che loro diano soia e cereali. Sa qual è la loro risposta? Ma così la carne diventa più grassa. Ma sì, ma è un grasso negativo. Allora, io preferisco mangiare un animale magro, però che si sia nutrito con cibo secondo natura, quindi erba e fieno. Poi la soia, non ne parliamo, addirittura viene data ai pesci, quando mai il pesce mangia soia. Qui sarebbe da parlare anche del salmone. Oh, Madonna, sì, troviamo, certo. A cui viene dato soia. Pazzesco. Quindi, rispondendo alla domanda del simpatico signore di Pinerolo, lei rispetti i suoi animali e dia il cibo per il quale loro sono stati destinati. Grazie, Francesco. Pronto? Pronto? Sì. Pronto, mi chiamo Mauro e telefono da Modena. Volevo sapere dal dottor Balducci, siccome molti disturbi che lui ha illustrato me li ritrovo, ecco, vorrei, non so se adesso sto parlando col professore oppure sto parlando con ascoltiamo altro qualcuno. Ascoltiamo tutte e due, signora. Tutte e due. Ecco, allora le voglio dire questo. Io purtroppo ho 82 anni, ho una sclerosi multipla e sono anche ipovedente e anche un po' sorda, ce li ho tutti. Ultimamente però ho dei disturbi, un disturbo particolare perché la mia dottoressa, per alleviare i miei disturbi di schiena che sono tutta storta, mi ha dato del cortisone 50 mg di delta cortene, però un anno o due fa io avevo già fatto una cura di cortisone 25 mg e non mi aveva fatto niente. Quando gliel'ho fatta presente, lei dice, beh, stavolta proviamo da 50. Dopo 3 giorni di cortisone a 50 mg ne sono riuscita a alzarmi da letto e ancora oggi, il primo dell'anno era. Ancora oggi sto, diciamo, ho preso una battuta non indifferente, ha capito? E soprattutto ho molto stress dovuto alla mia situazione, perché sono 82 anni, sono 40 kg, sono 40 kg vestita, mi sono pesata stamattina e sono ipovedente, quindi lei capisce che ho la badante, ma lo stress è notevole. In più sono sempre molto gonfia di intestino e siccome ho dei problemi di colesterolo, le dico quello che c'è scritto negli ultimi esami che ho fatto però già un anno fa, all'inizio dell'anno credo. E, allora, il colesterolo è quello totale 2,26 e quello, quell'altro, diciamo adesso come si chiama, HDL, è 90. Ecco, questi sono i risultati. Però ho sempre molto male al colon, male all'addome e indubbiamente questo stress che volevo sapere, lei ha detto qualcosa sull'alimentazione equina, ma io non sono riuscita a sentire perché io di carne ne mangio pochissima perché la digerisco poco e mangio una bistecca di una svizzera di cavallo, che mi hanno detto che il cavallo è l'animale più sano che sia come nutrizione sua. Grazie Mara, grazie. Francesco, consentimi semplicemente di rubarti qualche secondo. Certamente. Ecco, anche il caso di Mara, secondo me potrebbe essere paradigmatico, ma paradigmatico di che cosa? Vedete, ecco, ha un sacco di sintomi, è l'intestino, è ipovedente, ha la sclerosi, ha difficoltà di equilibrio, ha il colesterolo, ha il collo. Ora, è chiaro che bisogna andare a trovare ciò che unisce tutti questi sintomi o segni, andare alla causa della malattia.
malattia di Mara. È impossibile, ricorrendo sostanzialmente alla polifarmacoterapia, allora, e mi sembra quella pubblicità che passava in onda qualche tempo fa di quel povero idraulico che tappava un buco e se ne apriva un altro, correva a tappare quell'altro e se ne apriva un altro. Capite? Bisogna andare semplicemente, e questo è il compito proprio, è l'essenza del medico che si occupa di medicina funzionale, a trovare la causa che possa tappare tutte quelle falle, riportare l'organismo, perché così è stato fatto, ecco, a funzionare come madre natura l'ha fatto funzionare sin dall'esordio. Ecco, non so se mi sono spiegato, Francesco. Sì, sono perfettamente d'accordo con te, Salvatore, come anche perfetto assurdo. Dire, beh, 25 non funzionano, lo aumentiamo a 50 mg. Ma di cosa? Poi diventeranno 75, poi diventeranno 100. Questa è la cosiddetta terapia sintomatica, di tarpare il sintomo, ma senza risolvere la causa. La medicina del sintomo. E questo è il motivo per cui io ho lasciato l'ospedale. Capisci che quindi dopo 30 anni... Purtroppo ha diversi problemi, meriterebbe una visita accurata per valutare, come dicevi tu, il fattore, il nesso casuale tra tutte queste, sì, queste problematiche. Ma poi guarda caso, nei casi complessi come della signora di Modena non mancano mai disturbi intestinali, quindi certo, tutto passa da lì, non c'è niente da fare, esatto, ok? Esatto. Tutto la salute intestinale passa da lì. È fondamentale, sì, ripristinare la salute intestinale. D'accordo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io telefono dalla provincia di Trento, potrei non dire il mio nome. Volevo fare una domanda. Intanto ringraziarvi per gli aiuti che ci date, sempre molto accurati. Ascolto Radio Maria sempre. Prego. La mia domanda è questa. Per la sindrome delle gambe senza riposo. Sì. Molte persone sono colpite da questa sindrome e anch'io da diversi anni. Deriva dallo stress, da uno squilibrio della dopamina, così mi pareva di aver letto, da carenza di ferro, o ci sono altre... c'è una possibilità di migliorare questa situazione, anche perché i movimenti involontari della muscolatura creano molti problemi. Io avevo fatto analisi anni fa e mi è stato dato un farmaco che prendo la mattina e alle 4, mezza pastiglia di Madopar la mattina e mezza al pomeriggio, però insomma non è che con per esempio l'alimentazione è possibile migliorare la situazione? Stia semplicemente qualche secondo in contatto con noi telefonicamente. Francesco, perdonami se ti faccio una domanda brutale. Sì. Quanti anni hai? Io ho 63 anni e mezzo. Ecco, quanti farmaci prendi? Nessuno. Ecco, capite cosa sta dicendo il dottor Balducci? Ora ditemi, tra tutti i vostri familiari, i vostri conoscenti, la vostra enorme cerchia di amici, se esiste un 65enne che non prende farmaci. La risposta secondo me è contenuta qua. Francesco, prego. Allora, rispondo alla signora. Sì. È chiaro che bisognerebbe vedere un po' tutti i suoi esami del sangue, fare una visita accurata per dare una risposta esaustiva e completa. Comunque sicuramente l'alimentazione, migliorare l'alimentazione porta sempre ad un miglioramento dello stato generale, che sia uno stato fisico, che sia uno stato psichico, sicuramente. Poi anche a livello integrativo, perché uno dei punti chiave, che forse prima non era stato elencato, è anche l'integrazione specifica, personalizzata e biotipizzata. Quindi esistono oggi dei prodotti estremamente validi che possono migliorare anche il suo stato, la funzionalità. Ci sono senza effetti collaterali, non stiamo parlando di farmaci, stiamo parlando di integratori.
stiamo parlando di antiossidanti, stiamo parlando di sostanze ergogene, stiamo parlando di vitamine che chiaramente vanno personalizzate dopo aver esaminato il quadro specifico, quindi i suoi esami del sangue. Comunque molto si può fare, lo sappia. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Antonia da Milano e mi unisco anch'io a tutte le voci che manifestano la loro gratitudine per la validità della vostra trasmissione. Grazie a lei. Grazie. Allora, io sono una 58enne che entra nel ciclo dei 59 anni, ho un figlio prossimo ai 20 che, essendo diventato vegano improvvisamente, in qualche modo condiziona anche la mia di alimentazione. Oh, signor. Io non ho mai assunto farmaci più che paracetamolo e aspirina in linea di principio, raramente antibiotici. È chiaro che però in questa situazione, lavorando, si cerca di ottimizzare tutto anche nel preparare quelle che sono le pietanze quotidiane, quindi mi trovo a dover anch'io in qualche modo ad assumere quel quantitativo smodati di legumi, perché se bisogna in qualche modo supplire alla carenza di proteine. A me è sempre piaciuto, per esempio, prendere del latte, del formaggio. Non sono mai stata una grande appassionata di carne, tutt'altro, poca, molto molto cotta e possibilmente bianca. Però, insomma, mi sembra che tutto questo, invece, le scelte alimentari di mio figlio possono avere delle conseguenze anche su di me. La mattina, è vero che mio figlio mi sta portando a adottare a mia volta il digiuno intermittente, però faccio il digiuno intermittente e bevo acqua o tisane dolcificate con un po' di miele, e già mio figlio dice che sgarro, che non va bene, non è digiuno. Insomma. No. Ci sarebbe... Mi sente, signora? Prego. Mi sente, signora? Sì, la sento. Allora, sì. Io, guardi, mi attirerò le ire di qualcuno, ma il veganismo è un'alimentazione contro natura, aberrante. Ecco. Aberrante, perché io ho viaggiato in tutto il mondo, sono stato nei luoghi anche più difficili da raggiungere per motivi sportivi, e le posso dire che tutte, ma dico tutte le popolazioni contattate o scarsamente incontattate, dall'Amazzonia, all'Argentina, all'Africa, eccetera, sono tutti cacciatori e raccoglitori. Quindi, se suo figlio lo fa per motivi etici, lo rispetto, ma sappia che danneggia se stesso. In quanto comunque il veganismo ovviamente deve sopperire alla necessità di proteine utilizzando i legumi, spesso la soia contiene fitoestrogeni, tra l'altro questo determina soprattutto nei maschi dei problemi per quanto concerne il comparto ormonale. Io ho diversi pazienti ex vegani che avevano livelli di testosterone bassissimi, e non solo, ma anche problemi poi di fertilità, di riduzione della massa muscolare. Poi, per carità, ci sono anche degli atleti vegani, ma quello è un altro discorso, perché poi fanno supplementazione e integrazione. Per quanto concerne comunque il digiuno sicuramente ha dei vantaggi, il digiuno intermittente, ci sono anche dei periodi di 5 giorni in cui si fa restrizione calorica, che hanno degli enormi vantaggi. Il mio consiglio comunque è questo: i legumi non rappresentano il cibo elettivo per la specie umana, sebbene molti nutrizionisti, anche televisivi, lo dicano, ma dimenticano che i legumi sono da sempre stati considerati cibo povero. Anche la cosiddetta dieta mediterranea, la vera, stiamo parlando di vera dieta mediterranea, è basata su che cosa? Pesce, olio extravergine d'oliva, frutta e verdura, cacciagione, e solo come cibo di seconda scelta, quindi cibo non elettivo, cibo carenziale, da carestia, quindi e legumi e cereali. Mentre oggi purtroppo la dieta mediterranea viene considerata sinonimo di pane, pasta e legumi. E questo ha portato ad un incremento notevole dell'assunzione di zuccheri e a un peggioramento dello stato generale della popolazione. Basta vedere la sorta di epidemia di obesità e malattie cardiovascolari che questo tipo di alimentazione ha determinato.
Ecco, numero su tutti, in Italia praticamente il 30%, mediamente. Esatto. Tra l'altro i legumi, rispondo anche alla signora, concludo, contengono delle sostanze che si chiamano, sono degli antinutrienti, chiamati fitati, che inibiscono l'assorbimento di alcuni minerali, tra cui il ferro. Non solo, ma alcuni, oltre a essere anche contenere fitoestrogeni come la soia, contengono le cosiddette lectine e saponine, che sono considerate potenzialmente lesive per la parete intestinale, determinando a volte anche la sindrome della permeabilità intestinale riconosciuta, ci sono moltissimi studi, la cosiddetta leaky gut syndrome o sindrome dell'intestino permeabile. Grazie Francesco, molte grazie. Pronto? 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 Sì, eccoci. Buongiorno, sono Maria dalla provincia di Salerno. Prego Maria. Ho quasi 70 anni, 69 anni, ho problemi cardiovascolari, problemi di sovrappeso, colesterolo, ecco, e soprattutto faccio poco movimento, sono in pensione. E il quindi mio problema ha, essenziale, quindi, prego? Quindi di tempo ne ha? Nel tempo ne ho, ma sono presa molto da stress e da pigrizia che devo superare, e soprattutto il mio veleno è il cibo, perché sono una golosa e tutte le mie ansie le riverso in automatico con la gola. Ecco, questo devo dare una sferzata, altrimenti vedo che il mio fiatone aumenta, ho problemi di respirazione perché ho un setto nasale neviato, una rinite e vado in apnea notturna. Ecco. E quindi ho problemi che si acuiscono sempre di più, e vedo che, e soprattutto la pancia gonfia, problemi intestinali, ho una, sembra ho avuto un colon irritabile, e da piccola ho fatto un'infezione, come si dice, ho avuto problemi intestinali, ecco, e quindi continuo ad avere questo gonfiore, eccetera. La mia domanda principale è questa: se io sono allergica ai medicinali per il contro il colesterolo, prendo Zetia e Zetimibe, se questo può creare problemi, cioè se mi può creare problemi. Allora, signora, quello che le crea problemi è il tipo di alimentazione scorretta che ha, e soprattutto il fatto che lei purtroppo per pigrizia non faccia niente. Se lei dal punto di vista cosiddetto epigenetico, cioè cambiasse completamente lo stile di vita, mangiando correttamente, bene, facendo attività fisica, lei potrebbe tranquillamente arrivare anche a non prendere più quei farmaci. Quindi purtroppo le persone, piuttosto che cambiare abitudini, rimangono in quello che io chiamo stato di normalità errata, nella zona di comfort, continuando a mangiare male, continuando a non muoversi, e poi pretendono di risolvere tutti i problemi con una pastiglia, una compressa, come se fosse la panacea di tutti i mali. In realtà questa compressa, questa pastiglia spesso dà più problemi, mentre sarebbe molto più semplice cambiare lo stile di vita. Quindi faccia uno sforzo, signora, cerchi veramente di dedicare questo 2020 a una rigenerazione globale, cambiando completamente stile di vita. Grazie Francesco, il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato. Io ringrazio veramente di cuore il dottor Francesco Balducci, spero di averlo nuovamente in trasmissione, anche perché è opera, come dire, quella mia, ma soprattutto quella sua, insieme alla sua associazione, che potrebbe veramente incidere tantissimo sulle nuove abitudini, ecco, degli italiani. Almeno questo potrebbe essere l'obiettivo, Francesco. Sarebbe veramente un bellissimo progetto per il 2020. Grazie. Grazie a te. Ti ringrazio di cuore, veramente. Avete visto, praticamente avete sostanzialmente sentito il tema che abbiamo trattato, avete ascoltato proprio dal vivo le parole e gli obiettivi per il 2020 che auspica e che ha lanciato il dottor Balducci. Quindi abbiamo parlato di
alimentazione con cibo elettivo secondo natura. Ecco, queste sono proprio parole che piacciono tantissimo al dottor Balducci. Ritornare, ecco, all'alimentazione dei nostri nonni, su via, non è difficile. Attività fisica costante e personalizzata, se voi pensate praticamente cosa non facevano i nostri nonni, i nostri prononni, quando le macchine non esistevano e quanti chilometri macinavano al giorno, il gioco è fatto. Ora non dico che bisogna fare quello che facevano i nostri nonni e i nostri prononni, però ecco, pensare che durante la giornata dedicare qualcosa all'attività fisica con i criteri elencati dal dottor Balducci è una roba sicuramente da fare. Gestione dello stress cronico, ecco, pensiamoci ancora, cerchiamo di ridurlo, a parte il fatto che l'attività fisica di per sé lo riduce, e poi associare anche qualche piccola erbetta come l'agrifonio o la rhodiola, come avete sentito, non fa male assolutamente. Evitare, perché possiamo evitare, e questo è il quarto proposito, o almeno ridurre i contaminanti tossici, sostanzialmente quelli ambientali, è la roba che noi possiamo fare per noi e per i nostri figli. Il riequilibrio dei normali cicli di produzione ormonali e il ristabilimento dei ritmi circadiani. Signori, non c'è niente da fare, all'alba ci svegliamo, questo è possibile, l'alba stesso, cioè la luce, sostanzialmente inibisce la melatonina che ci ha fatto riposare bene, aumentano i livelli di serotonina che incominciano praticamente a farci vivere fondamentalmente. Poi arriva poi avete sentito il dottor Balducci, no? Aumenta il testosterone, aumenta il colesterolo, aumenta l'adrenalina, si fa vita quotidiana. Con il tramonto incomincia, ecco, a sacernare l'organismo e nella fattispecie la ghiandola pituitaria, nuovamente la melatonina, ok? Che è l'ora del riposo, ci dice sostanzialmente. Quindi via dai LED, via dall'alta tecnologia, via dalle luci che altro non fanno se non, ecco, entrare in competizione con la secrezione di melatonina e quindi con il buon sonno. Una volta i cattedratici dicevano con il sonno ristoratore. 6. Non abbiamo toccato questo punto, l'integrazione o supplementazione personalizzata. Però il dottor Balducci c'è ritornato citando il Q10, fondamentale per la pulizia e per, come dire, la messa in moto, ecco, del sistema muscolare, io aggiungerei anche mitocondriale, oppure il ribosio, la carnitina e la carnosina. Bene, abbiamo parlato di tutto questo e ci tenevo a sottolinearlo perché la progettualità di questo pensiero è veramente notevole. Quindi andate a visitare dottor Balducci, chiedo scusa, lo potete trovare, ma basta che voi digitiate dottor Balducci su qualsiasi motore di ricerca e le pagine sostanzialmente sono centinaia, veramente. Lo ringrazio ancora, alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.